Quello che lamentano alcuni albergatori è la scarsa comunicazione che è stata fatta, per poi ovviamente a loro volta comunicarla ai turisti. Ma allora, onestamente si può fare sempre di più e quando ci sono delle critiche da parte degli addetti ai lavori bisogna saperle accettare, fare ancora meglio, ascoltare per fare, insomma, per andare incontro a queste che sono legittime e giuste richieste. Devo dire che di comunicazione ne abbiamo fatta tanta, se guardate le locandine affisse in città, i manifesti. I numeri sarebbero dalla parte del sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini. Decine gli appuntamenti di intrattenimento, culturali, sportivi, organizzati dal comune di Montecatini Terme per l'estate 2023. Tra l'altro in un periodo in cui il turismo in città è tornato, sembra, ai numeri pre-Covid. Eppure le polemiche hanno comunque colpito l'amministrazione comunale. C'è chi sostiene che siano stati organizzati pochi eventi, altri che siano troppi i soldi spesi e altri ancora che alcuni di questi appuntamenti siano solo per i residenti e meno per i turisti. Vedi in questo caso il picnic in Pineta, che pur ha segnato presenza di tutto rispetto e anche apprezzamenti. Talvolta non basta, talvolta bisogna fare ancora di più, soprattutto bisogna farlo prima, e su questo ci sono degli elementi di non tanto di programmazione quanto di burocrazia che a volte ci portano a essere un pochino sottodata con la comunicazione e con la promozione. Cercheremo di anticipare ancora di più la finestra per comunicare in maniera da raccogliere questa critica e farla invece trasformarla in un elemento positivo. Quindi Montecatini per quest'estate è un'estate che ha raccolto attenzione anche da parte dei turisti. Devo dire di sì, perché anche queste iniziative all'interno del parco termale sono state molto gradite. I turisti chiedono agli albergatori loro appunto informazioni perché partecipando, passando o per passaparola rimangano colpiti in positivo, vedano quanto è bella la nostra città e quanto è ancora più bella con le iniziative culturali, con le mostre, con le attività, con la musica. Insomma, devo dire che sono gli stessi turisti a chiedere per sapere, oppure che ci fanno i complimenti quando hanno partecipato a queste iniziative. Quindi devo dire che al netto di magari anticipare un pochino la comunicazione, raccolgo questo invito, però devo dire che siamo sulla buona strada.